Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Stagione 12, episodio 138. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Mio Podcasting. Urgent and critical solution to climate change, environmental damages and natural resource depletion. Da urgenti e critiche soluzioni da affrontare per a causa del cambiamento climatico, danni e depauperamento delle risorse naturali e ambientali a causa della sovrappopolazione, del super sfruttamento. È di questo che andiamo a parlare rapidamente in questo bloggata audio. Il link per andare a approfondire la bloggata lo trovate in descrizione, dove c'è una bella conferenza in inglese che appunto è intitolata Urgent and Critical Solution to Climate Change, Environmental Damages and Natural Resource Depletion. Io ho provveduto a tradurla e sintetizzarla e appunto la potete trovare in italiano nel mio blog. Io qui ve la sto brevemente a sintetizzare, in cui appunto gli scienziati non sono mai stati dei grandi comunicatori di politici, pensano in termini di 2 o 4 anni, oppure alla prima elezione utile nessuno pensa a lungo periodo. Quando i danni dal cambiamento climatico saranno significativamente rilevanti, tra parentesi già lo stanno diventando, per chi se lo ricorda, la crisi idrica del Po, il bacino idrico più importante per l'Italia, lo si impara alle elementari, te lo ridicono alle medie e poi lo studi in modo più approfondito alle superiori. Chiusa parentesi. Ecco, quando i danni dal cambiamento climatico saranno rilevanti, stiamo già vedendo segni evidenti, interferiranno pesantemente nella vita sociale delle persone e degli stati nazionali. Ecco, all'epoca poi dopo ci sarà veramente poco da fare. Dilaga il pensiero magico sulla tecnologia, che in qualche modo la tecnica e la tecnologia sforneranno la soluzione al cambiamento climatico. Già oggi però c'è in atmosfera una quantità di CO2 tale da produrre 2 gradi centigradi di incremento climatico, quindi più se ne continua ad emettere, più un incremento sarà superiore ai 2 gradi centigradi. Sopra i 2 gradi centigradi di incremento climatico, di cui oggi si è già praticamente già acquisito già più un grado, ormai siamo già più sopra di mezzo grado rispetto alle temperature del passato, ecco, in atmosfera già esiste tanta CO2 per garantire 2 gradi di incremento termico, che non è ancora avvenuto solo per inerzia termica del sistema. Il grano e il mais avranno rilevanti cadute di produttività con 2 gradi in incremento delle temperature. Quindi la popolazione mondiale che cresce, i problemi esisteranno. Ci saranno l'Africa, che non è autonoma dal punto di vista alimentare e che dipende dagli aiuti mondiali, i quali caleranno o spariranno, e con la popolazione africana che passerà a 2,4 miliardi ci saranno enormi problemi insolubili in Africa. Quindi quando faremo un altro grado, quindi basterà fare un altro mezzo grado, i tassi di produttività inizieranno a calare rapidamente. Nel 2000 nessuno della comunità scientifica accettava l'idea che il Polo Nord si squagliasse, tranne il Dipartimento della Difesa americano, il quale aveva un modello matematico elaborato da un supercomputer che prediceva questo evento. Una rincorsa all'accaparramento di acqua, cibo e energia, questi sono gli effetti del cambiamento climatico. Ci sarà un enorme numero di rifugiati a cui mancherà cibo, acqua e energia. Non tutti potranno essere accolti. Sarà dura, sicuramente scoppieranno delle guerre. Malaria, febbre gialla, AIDS, Ebola e altre malattie tropicali e pandemie che aumenteranno. All'epoca ancora non era scoppiato il SARS-CoV-2, quindi SARS-CoV-2 è qui con noi e non ha nessuna intenzione di andare via. E quindi la
proliferazione endemica sulla Terra delle malattie saranno praticamente elevate. La perdita della copertura di ghiaccio nel Polo Nord in estate-autunno, a causa del cambiamento dell'albedo, quindi della maggior parte dell'energia solare che non verrà riflessa ma assorbita. Questo accelererà lo scioglimento degli idrati di metano, i quali già sotto le basse acque del Mar Polare Artico, quanto nella tundra che si surriscalda e che poi si scioglie, il permafrost che da fino ad oggi a tantissimi secoli ha intrappolato il metano nel ghiaccio, ecco, lo inizierà a far spillare fuori. Gli idrati di metano si sciolgono nelle acque basse del Mar Polare Artico in estate ed autunno per il riscaldamento dell'acqua polare priva di ghiaccio, che è appunto l'oceano Antartico, un albedo diverso. L'acqua di mare fredda, ma una temperatura sempre più alta del permafrost che è ghiacciato sotto la tundra. L'acqua si infila nelle coste basse della Siberia, acqua liquida che pur essendo fredda è più calda del permafrost e quindi indurrà lo scioglimento del permafrost, quale rilascerà metano. Metano è un gas serra 40 volte più potente dell'anidride carbonica. Nessun ciclo naturale lo fotosintetizza, a differenza della CO2, che ancorché resti in atmosfera per vari secoli, alla fine la CO2 è fotosintetizzata dalle piante e dagli oceani. Alcune tecniche di geoingegneria sono utili, come pompare acqua di mare al Polo Nord per creare uno strato di nubi bianche che in estate-autunno crei un velo bianco elevando praticamente l'albedo. Però nessuno fa niente di questo, su questo eventuale provvedimento tampone per rallentare il surriscaldamento dell'oceano artico. Il primo evento che capiterà nel decennio 2020 sarà un settembre privo di ghiacci in tutto il Polo Nord. Questo evento poi in pochi anni si moltiplicherà in 2-3 mesi all'interno dello spettro dell'estate autunno polare, che sarà praticamente senza ghiaccio artico. Dopodiché il trend si stabilizzerà su un'estate autunno del Mar Polare Artico privo di ghiaccio, salvo poi ovviamente normalmente riformarsi nelle altre stagioni. Polo Nord privo di calotta polare in estate-autunno accelererà la risalita del livello del mare, accelererà il cambiamento climatico con il rilascio di quantità enormi di metano in atmosfera a causa degli idrati di metano e della tundra che si squaglia. Poi avremo un rallentamento dei jet stream ed impatti sulla corrente del Golfo, nel complesso un enorme impatto climatico e un fortissimo cambiamento dell'ecosistema polare. È possibile che il Polo Nord Ice Free in estate-autunno causi un enorme rilascio istantaneo in poco tempo anche del 10% del metano intrappolato negli idrati di metano nelle basse acque vicino alla costa della Siberia, quanto del permafrost, accelerando così in modo incredibile gli effetti del cambiamento climatico sul pianeta, facendo salire le temperature in medie in modo istantaneo anche di più 1,5 gradi. Se volete andare a approfondire questo apocalittico bloggata, che deriva da una web conferenza YouTube scientifica, il link lo trovate in descrizione. Potete fruire la conferenza in inglese oppure andare a leggere una mia la sintesi in italiano che io ho provveduto a fare e a tradurre e a sintetizzare. Per questa puntata è tutto, un saluto. Ciao, alla prossima!